Su un bel tango delle coreane del nord, Kim e Ri, riprendiamo la linea alla Palau San Giorgi. Intanto, tornando al punteggio, che abbiamo scoperto qualche istante fa, l'hanno pagato pesantemente le canadesi, quell'arretramento di 1,2, perché vengono scavalcate dalle greche, che Platanioti e Solomu hanno confermato praticamente un arretramento di una sciocchezza di soli 30 millesimi di punto, quanto fatto in qualifica, e quindi nella loro personalissima gara, brave le elleniche, sorpassano le canadesi che invece le precedevano nelle qualifiche. Sì, Grecia veramente ha fatto, come abbiamo detto prima, dei grandi passi avanti, sia sul programma tecnico che sul programma libero rispetto all'edizione del 2011. Intanto torniamo su questa bellissima coppia. Un bel tango, una bella coppia davvero. Sì, molto equilibrate, molto precise nell'esecuzione dei movimenti e dotate di un'ottima tecnica. Guardate che bella la posizione della verticale, con quale disinvoltura, con quale tranquillità mantengono l'altezza e le rotazioni. Una delle due perde leggermente l'asse della verticale, ma ottima comunque nel controllo della sincronia. Sono la Jing Yong Ri e la Yong Hui Kim, di 21 e 22 anni. Hanno preso parte anche alla gara del programma tecnico del duo, invece nessuna delle due è la singolista. Nel tecnico che dicevi sono arrivate decime, visto che anche in qualifica era sembrata una bella routine. Per loro sarà un po' più difficile fare come le greche che hanno sorpassato le canadesi, perché il duo Auger e Chrétien, le francesi, che vedremo in vasca subito dopo, erano molto staccate, avevano 1,5 punti di vantaggio. Ma secondo me vengono sempre pagate molto poco. Le coreane? Sì, la Corea del Nord viene pagata molto poco. Viene apprezzato, non abbastanza apprezzato secondo me, le difficoltà tecniche e l'esecuzione degli elementi che inseriscono, tipo questa parte di gambe difficile, eseguita in maniera impeccabile, posizioni alte e poi soprattutto in acqua, sono leggerissime, non schizzano, non sono pesanti per niente. Peccato ogni tanto queste perdite proprio del controllo dell'assetto della verticale, non è mai esattamente perpendicolare in questi avvitamenti, una delle due perde sempre un po' il controllo. Belli invece questi cambi di velocità, di energia. Un bel esercizio, una bella routine, un bel tango. La Ji Yang Ri ha anche fatto, è l'unica delle due, come diceva prima Paola, che ha fatto il solo, perché nel tecnico c'era invece un'altra atleta molto giovane, la Kang, che si è ben comportata perché categoria juniors a 17 anni è riuscita a entrare in finale con l'ultimo punteggio. Ma invece la Ri, undicesima sia in qualifica che nel libero. Vediamo nel adesso libero, questa. Sì. Guardate, questa è la prima spinta, guardate quanto è riuscita a tirare fuori dall'acqua, a far uscire dall'acqua la compagna, addirittura si vedeva proprio il mento, la bocca, e lo ricordiamo, le ragazze non possono utilizzare il fondo della vasca per spingere, altrimenti incorrerebbero in una penalità di 2 punti che è irrecuperabile in un campionato del mondo, ma in qualsiasi altra gara sarebbe di difficile recupero. Comunque secondo me difficilmente saranno prese dalle svizzere. Fischer e Nifer, come detto, come abbiamo visto prima, hanno peggiorato di 0,3 di punto la loro prestazione, e loro invece dovrebbero fare la gara sulle transalpine che scenderanno in vasca tra qualche istante. E mi sembra troppo distante la valutazione troppo, che sì, si è avuta nella fase delle eliminatorie. Quindi vedremo adesso se in un confronto così diretto, partono quindi una dietro l'altra, riusciranno ad ottenere una valutazione un po' più giusta per quello che è il loro valore presentato appunto in acqua. E non dimentichiamo che le due transalpine, le vedremo in vasca tra poco, potrebbero anche sentire pesantemente. No, non è così, perché la Hui Kim e la Yang Ri ottengono, la Ri e l'atleta sulla sinistra, ottengono 42,680 di merito tecnico e un pochino di meno,
e 43-100 è esattamente il punteggio invece dell'impressione artistica delle qualifiche, quindi peggiorano sensibilmente di neanche un decimo, quindi più o meno confermano con questo 85-7-80 con le quali vanno in quarta posizione alle spalle di Federici e Rendal. Mi sembra che da parte del...